Ebbene, torniamo insieme per volare su Mattinata, la città bianca del Gargano, la farfalla bianca del Gargano, per andarci a munire di un ramoscello d'ulivo in questi giorni così resi così difficili dall'orrore della guerra. Stiamo vedendo in grafica a tutto schermo quello che è il simbolo della terza edizione di Fextra, la festa dell'extravergine d'oliva, appunto che ha luogo a Mattinata dal 13 al 22 di ottobre, quindi la festa è appena incominciata. In collegamento in diretta con noi c'è il sindaco di Mattinata, Michele Biceglia, che ringraziamo per la disponibilità e ci racconterà di questo bellissimo evento. Buongiorno Michele, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti i telespettatori. Com'è partita la terza edizione di Fextra? È partita molto bene. Abbiamo avuto ieri una giornata davvero molto intensa, un momento inaugurale che ha visto istituzioni, cittadini vivere questo appunto momento corale che lancia la terza edizione di questa kermesse che è nata appunto nel 2021 e che con quest'anno ambisce a diventare appunto la kermesse di riferimento non solo a livello regionale, ma anche a livello nazionale, perché con queste giornate noi ci accingiamo a proporre all'intero territorio nazionale la carta di Mattinata. La carta di Mattinata è un documento ufficiale che partirà appunto dalla nostra comunità e diventerà modello da imitare in tutte le comunità che sceglieranno di fare un percorso virtuoso legato all'oleoturismo. Quella nuova e innovativa prassi che sa coniugare le pratiche agronomiche di qualità con i valori esperienziali appunto del turismo in un connubio unico che mette assieme territorio, produzioni d'eccellenza e capacità di ospitare. Sindaco, che cosa dà Mattinata in più rispetto magari ad altri luoghi in cui comunque poteva essere possibile organizzare una kermesse del genere? C'è un vostro specifico contributo a queste novità, che immagino siano tante, vista la durata anche della festa? Grazie per la domanda, ma mi piace sottolineare come non sia solo Mattinata nella sua unilateralità, ma un intero territorio garganico che ha imparato a recitare e a parlare su uno stesso canovaccio, non solo legato ai contenuti, ma anche appunto alla prospettiva amministrativa e politica. Questo è un periodo particolarmente fecondo che vede tante municipalità del Gargano collaborare e collaborare in maniera positiva, concreta, sincera, con tutti i colleghi del promontorio. Siamo riusciti a mettere in piedi una rete dinamica, fruttuosa, che poi dà e produce espressioni come quella di Fextra. Nulla sarebbe possibile se non ci fosse un intento corale, un intento plurale su azioni di promozione territoriale come questa. E in tal senso bisogna ricordare senza dubbio il supporto strategico della Regione Puglia che si cala con molta umiltà ma con molta determinazione in vicende come Fextra, come altre di natura promozionale appunto dei comuni limitrofi. Signor Sindaco, Bisogna considerare. Prego. stamattina già in apertura anticipavamo questo collegamento e davamo un'occhiata alla grafica che accompagna l'evento, interrogandoci sul quel disegno che abbiamo visto raffigurare un aereo con le ali che sono costituite da ramoscelli d'ulivo. Ci vuole spiegare il significato?
Sì, in effetti il claim di questa edizione è Confextra voli in Puglia, dove la doppia I è Oli e chiaramente c'è questa evidente volontà da parte nostra di legare questa edizione al decollo definitivo e quindi alla consacrazione dell'iniziativa, ma con una specifica ed evidente appunto indicazione legata a quel turismo che finalmente con l'apertura dell'aeroporto Gino Lisa arriva con maggiore affluenza e con maggiore qualità sui nostri territori. C'è, come dicevo, una compresenza di intenti di natura politica evidentemente, ma anche di natura imprenditoriale che ci vede assieme in una dinamica produttiva, molto interessante con tutti gli stakeholder del territorio. L'anno scorso, io l'ho ripetuto anche ieri sera e avrò modo di farlo tutte le volte che mi sarà possibile. L'anno scorso mattinata è entrata per la prima volta nella sua storia nella top 20 delle destinazioni turistiche di Puglia per numero di presenze. Questo ci ha riempito d'orgoglio chiaramente, ma ci ha caricato ancora di maggiori responsabilità. Siamo particolarmente felici, contenti di questo, non fosse altro perché il trend del 2023 conferma il buon sentiment del 2022. I dati che teniamo costantemente sott'occhio dell'imposta di soggiorno ci restituiscono un profilo di particolare fiducia che poi dovrà trovare dinamica di confronto con quelli che poi sono i dati che ci fornirà a fine anno Puglia Promozione. Ma il dato empirico che registriamo con Confextra è che abbiamo nel mese di ottobre ancora tante presenze turistiche, soprattutto straniere, e anche qui un'altra prima volta da registrare. Il trasporto pubblico turistico nel nostro paese è stato prolungato dall'amministrazione per un mese ancora, oltre la canonica scadenza del 30 settembre, a dimostrazione del fatto che ci sono ancora tante strutture ricettive aperte, perché evidentemente con ancora un'alta compresenza di turisti. Molto bene, molto bene. 10 giorni di Fextra sicuramente consentono un programma molto ricco, come tra l'altro intuiva la stessa collega Maria Pia. C'è un sito internet dedicato alla manifestazione sul quale si possono scoprire i vari appuntamenti. Ecco, se dovesse segnalarcene giusto qualcuno. Inteso come eventi o come indicatori social? Ok, No, eventi all'interno del programma. Ecco, se vuole evidenziare qualche evento perfetto, così che chi ci sta ascoltando possa avere un motivo in più per ok. Ma arrivare su Mattinata. senza dubbio, allora stasera sicuramente tutti a mattinata per il DJ set di Roy Paci, un artista straordinario, dalle mille qualità espressive, uno tra i migliori trombettisti italiani ed internazionali, un artista eclettico che oggi si esprimerà in questa sua forma artistica notevole, in connubio appunto tra la musica tradizionale e quella elettronica. La prossima settimana abbiamo venerdì sera presso l'hotel ristorante La Rotonda la cena evento con Pino e gli Anticorpi, famosissimo duo che arriva direttamente dalla Fucina di Zelig. E il sabato successivo concerto gratuito in piazza dei Neri per Caso. Tanti appuntamenti per i bambini, per le famiglie, con la riproposizione dopo il successo dell'estate di Gargano Kids Festival, appuntamenti di intrattenimento durante tutta la settimana coordinati e offerti dai nostri operatori turistici. Oggi avremo un appuntamento con i più piccoli, con le letture piccine, l'experience nei frantoi, nei campi, le passeggiate. Domani ce ne sarà uno in particolare che consiglio davvero a tutti, in collaborazione con le associazioni del territorio e con le aziende olivicole del territorio. E naturalmente il gran finale.
l'inaugurazione di un monumento di Pietra della Maiella che collocheremo in Piazza Milite Ignoto, che sarà donato da Fextra alla città in memoria di questo percorso virtuoso che stiamo facendo tutti assieme, per poi inaugurare la prima cena dell'arrivederci, dall'aperitivo fino appunto alla cena, con questa grande tavolata che apparecchieremo su Corso Matino, tra tutti i cittadini, un appuntamento di comunità imperdibile. Beh, questo mi sembra veramente bello e interessante da tenere sott'occhio. Grazie signor Sindaco per il tempo che ci ha dedicato stamattina. Invitiamo tutti quanti fossero interessati a questo bellissimo evento ad andare a cercare il sito internet di riferimento Fextra, Festa dell'Olio Extravergine d'Oliva. Noi per il momento ci fermiamo qui. Signor Sindaco, le auguriamo buon proseguimento di giornata e buon lavoro. Grazie, grazie a voi per la disponibilità che accordate sempre alle nostre iniziative. E adesso è il momento, di nuovo, l'avete intuito, di dare la linea alla regia.